La Biennale delle Memorie, svoltasi tra il 4 e l'8 di maggio tra Matera, Bari, Martina Franca e Palagianello, rappresenta uno di quei momenti in cui il tempo sembra fermarsi per dar spazio alla reminiscenza e all'interrogazione intima sulla storia di coloro che ci hanno preceduto, da Aldo Moro a Freud, da Carlo di Borbone a José-Louis Lagrange, dalla scoperta del pane alla riscoperta della democrazia. 5 giorni di immersione nel passato che sarebbe anche il presente e anche il futuro. E se il passato è davvero l'ombra del futuro, non si può non parlare del presente come un momento proficuo per l'evoluzione tecnologica. Gli anni successivi al secondo millennio sono infatti definiti come gli anni della terza rivoluzione industriale, che ha donato all'umanità innumerevoli scoperte, tra cui la stampante 3D. Il futuro io credo che sarà tale per cui la stampante 3D diventerà l'emblema della nuova fabbrica, quindi con una dimensione certamente diversa da quella attuale, con una possibilità di essere applicata in settori che oggi forse non immaginiamo e soprattutto con una versatilità che è il vero cambiamento rispetto alla fabbrica e quindi alla seconda rivoluzione industriale. Questa terza rivoluzione industriale probabilmente è quello che noi abbiamo pensato essere un elemento di debolezza dei nostri paesi, quello di perdere la fabbrica. Potrà invece fare un ritorno indietro. Ci sarà un ritorno della fabbrica, una fabbrica che potrà essere non più localizzata in grandi stabilimenti, ma diventerà una fabbrica distribuita, una fabbrica in cui sarà possibile produrre localmente, quindi con vantaggi dal punto di vista logistico, con vantaggi dal punto di vista delle relazioni umane, dal punto di vista delle persone. E credo che veramente le potenzialità stanno solo per ora sulla carta, vedremo cosa succederà. E le scuole incominciano ad avere laboratori con stampanti 3D e questo è il processo naturale per trasferire le nuove tecnologie, la nuova cultura, perché questo è un problema di cultura, non è solo un problema tecnologico. La tecnologia di oggi è il frutto di studi di almeno 20 anni fa. Quello che stiamo studiando oggi diventerà la nuova stampante di 3D tra qualche anno. Per cui oggi ci sono certamente ragazzi che hanno incominciato a pensare di utilizzare la stampante 3D per applicazioni un po' particolari, un po' speciali. Nello stesso tempo, se noi pensiamo tutto al settore della salute e della medicina, in fondo attraverso le stampanti 3D si possono utilizzare, lasciatemeli chiamare, simili inchiostri costituiti da cellule umane. Si possono quindi ricostruire organi, si possono ricostruire arterie, si possono ricostruire vene. Cioè, è un mondo che probabilmente diventerà la vera frontiera. E credo che in tutto questo la capacità creativa, la capacità anche di studio dei nostri ragazzi saranno un elemento centrale, perché questa, che oggi è in fondo un po' un sogno, potremmo quasi fare un film quale, come Odissea 2001 nello spazio, è veramente prossimo. Secondo lei qual è il compito dell'istituzione oggi come oggi? Si dovrebbe incentivare già sulle idee dei ragazzi oppure aspettare qualche anno, investire nella ricerca per poi avere un boom tra qualche anno? O le cose potrebbero essere contingenti? Alla base del progresso e alla base dell'innovazione c'è sempre la ricerca. Quindi in questo momento più che mai è necessario investire in ricerca, in queste tecnologie. Pensate a tutto quello che è connesso con la parte anche di imaging che può essere collegata alle stampanti, tutta la parte connessa alle polveri. In fondo io sono certo che nel futuro avremo stampanti diverse, anche forse con tecnologie diverse. Voi sapete che si può usare sia il laser che l'electron beams, quindi sono già due le tecnologie che possono essere utilizzate. Nel futuro forse saranno molte di più e certamente il tema del materiale primo che sarà utilizzato diventerà fondamentale. Quindi se andiamo a seguire un po', noi abbiamo ricerche nel settore della scienza dei materiali,
ricerche nel settore delle macchine utensili, perché in fondo sono queste le tecnologie di base, settore sui laser di potenza, settore, ricerche nel settore degli elettrobeams, certamente una ricerca profonda dal punto di vista dei sistemi di controllo. Quindi veramente mi sembra che stiamo per spaziare quasi tutto lo scibile umano.